siamo a Messina, davanti al nuovissimo Palazzo della Cultura, inaugurato da pochissimi mesi sullo svincolo dell'autostrada Messina-Palermo, che è comunemente individuato come Boccetta, il vincolo di Boccetta. Uno stradone a tre corsie per ogni senso di marcia che copre il torrente che una volta era il fossato delle mura, delle antiche mura della città, proprio sotto le fortezze che difesero la Sicilia durante la guerra del Veneto. Qui abbiamo questo edificio gigantesco su un'area che è altrettanto ampia quanto il prospetto, che ospita una serie di ambienti progettati per la cultura, un teatro, una sala di esposizioni e una serie di uffici che in questo momento sono stati occupati dal comune per gli uffici comunali. La strada della cultura. Di fronte a noi una chiesa. Una chiesa che risale al 1200, è la prima chiesa dei frati francescani del terzo ordine costruita in Sicilia. È sopravvissuta a tutti le morti, è stata ricostruita, anche se l'hanno portata di pochi gradi rispetto al suo asse. Di fronte abbiamo quindi il Palazzo della Cultura su una delle strade principali della città, e via 24 maggio, la strada dei monasteri, un tempo era la strada dei monasteri della città di Messina. Su questa strada c'è infatti il santuario della Santa Beata Eustochia Calafato, che qui fondò il monastero a un 100 metri dal Palazzo della Cultura. Qui di fronte a noi abbiamo edifici che risalgono al periodo post-terremoto. E la città è stata costruita interamente e simultaneamente nell'arco di alcuni decenni con un intervento industriale nel settore edilizio che ha portato all'edificazione di centinaia di edifici tutti nello stesso periodo e tutti in cemento armato. Ogni architetto e ogni ingegnere ha sperimentato le sue novità in questo settore, perché il cemento armato è stato inventato proprio alla fine del secolo o dell'Ottocento e a pochissimi anni dal terremoto di Messina fu sperimentato su scala industriale in questa città. Quindi a Messina e a Reggio Calabria abbiamo le prime sperimentazioni industriali del cemento armato nell'edilizia. Questo edificio, che sicuramente è stato rifatto anche dopo i bombardamenti, mostra in questo angolo l'effetto che 100 anni di pioggia, 100 anni di bassi di temperatura, 100 anni di ossidazione del metallo produce, si definisce l'ossidazione dei ferri e quindi il distacco della muratura e dell'intonaci. Stacco delle decorazioni dai muri, che a volte pesano decine di chili e quindi sono un pericolo per la popolazione e per i passanti. Sotto questi edifici ormai hanno più di 100 anni. Il traffico contribuisce anche con delle vibrazioni che producono i TIR ad aumentare questo rischio di crolli, e crolli che avvengono quasi con una cadenza molto frequente ormai, perché tutti gli edifici sono stati costruiti nello stesso periodo, quindi 100 anni fa, quindi tutti gli edifici hanno una crisi costruttiva contemporaneamente. In questi anni assistiamo a decine e centinaia di crolli su tutti gli edifici di questa città, che è stata per secoli anche capitale dell'isola della Sicilia.